Siamo giunti alla parte più solenne della cerimonia di iniziazione. Sotto certi aspetti, essa si divide in tre parti. La prima riguarda l'iniziato che realizza il proprio augusto sé, la presenza, e dà la visione del piano. La seconda riguarda l'iniziatore che applica la verga di fuoco e produce risultati specifici nel corpo del candidato. La terza, in cui lo ierofante affida certe parole e formule al candidato, il quale le custodisce nella propria coscienza per meglio attuare la parte del piano che lo riguarda. Durante tutta la procedura, la loggia dei maestri, fuori dal triangolo di forza, ha compiuto un triplice lavoro inteso a produrre certi risultati nella coscienza del candidato e a cooperare con lo ierofante nella sua ardua impresa. Ricordiamo che, secondo la legge di economia, ovunque vi sia applicazione o trasmissione di energia da un centro di forza ad un altro, si ha una conseguente diminuzione nel centro dal quale essa viene attinta. Su questo si basa la scelta del momento propizio per la cerimonia d'iniziazione. Il sole è la sorgente di tutta l'energia e di tutto il potere. E l'opera dell'iniziatore è facilitata dalle condizioni solari favorevoli. Il periodo più opportuno viene accertato in base all'astrologia esoterica solare e cosmica, naturalmente fondata su cifre esatte, su concetti matematici puri e sulla reale conoscenza dei fatti fondamentali riguardanti i pianeti e il sistema solare. Per stabilire l'epoca di una iniziazione individuale, viene sempre esteso l'oroscopo del candidato e la cerimonia può essere celebrata solo quando i segni individuali coincidono con il grafico che serve di guida all'iniziatore. Questa è la ragione per cui talvolta l'iniziazione deve essere rinviata ad una incarnazione successiva, anche se l'iniziato è pronto. La triplice attività della loggia durante la cerimonia può essere descritta nel modo seguente. Primo, il canto di certi mantra sprigiona energia da un particolare centro planetario. Ricordiamo che ogni schema planetario è un centro nel corpo del logos solare e incarna un tipo particolare di energia o di forza. A seconda dell'energia desiderata in una particolare iniziazione, essa viene trasferita tramite il Sole, da quel centro planetario all'iniziato. E il procedimento è il seguente. A. L'energia del centro planetario è messo in moto dal potere del logos planetario, coadiuvato dalla conoscenza scientifica della loggia e con l'uso di certe parole di potere. B. Essa passa al Sole, ove si unisce ad energia solare pura. C. Dal Sole è trasmessa alla particolare catena del nostro schema terrestre, che corrisponde numericamente allo schema planetario dal quale proviene. 4. Da qui l'energia è trasferita al globo corrispondente e poi al pianeta fisico denso. Con un mantra in particolare, l'iniziatore focalizza allora l'energia nel proprio corpo, usandolo quale stazione ricevente e trasmittente. Infine, essa raggiunge l'iniziato attraverso il triangolo e i padrini. Allo studente, quindi, sarà evidente che quando l'iniziatore è il signore del mondo, riflesso fisico del logos planetario nel nostro schema, la forza giunge all'iniziato
più direttamente che non alle due prime iniziazioni officiate dal Bodhisattva. Solo alla terza egli sarà in grado di ricevere forza planetaria diretta. Il secondo punto, quello iniziale che abbiamo cominciato, prevede che la concentrazione nella quale è immersa la loggia aiuta l'iniziato a realizzare dentro di sé i vari procedimenti cui è sottoposto. Ciò avviene operando in modo preciso sul suo corpo mentale e stimolando così tutti gli atomi in virtù del potere del pensiero congiunto dei maestri. In tal modo viene direttamente favorito l'apprendimento. Quella concentrazione non è in alcun modo simile alla suggestione ipnotica o alla potente imposizione di menti forti su una più debole, ma è la potente meditazione comune dei maestri e degli iniziati sulle realtà inerenti all'iniziazione e sul sé. Grazie alla forza così sprigionata, l'iniziato è messo in grado di trasferire con più facilità la propria coscienza dal non sé alle divine essenzialità che lo riguardano direttamente. Il potere del pensiero dei maestri riesce ad escludere la vibrazione dei tre mondi e mette l'iniziato in grado di lasciare dietro di sé letteralmente tutto il passato e di cogliere la vasta visione che permette di vedere la fine fin dall'inizio e le cose che appartengono al tempo come inesistenti. Il terzo punto è che con un'azione cerimoniale ritmica, la loggia partecipa intensamente al processo iniziatico. Come in occasione del Waisak si ottiene una manifestazione di forza con il canto di mantra e con sacre movenze rituali della folla riunita che si dispone in figure geometriche, così nella cerimonia di iniziazione viene seguito un rituale analogo. Le figure geometriche proprie delle varie iniziazioni differiscono l'una dall'altra e in ciò risiede una delle protezioni della cerimonia. L'iniziato conosce la figura composta per la propria iniziazione, ma non le altre. I maestri e gli iniziati della loggia si occupano di questi tre aspetti dell'opera fino al momento in cui la verga viene applicata. Con l'applicazione, l'iniziato diventa un membro della loggia e tutto il cerimoniale allora cambia, a preludio del giuramento e della rivelazione della parola e del segreto. I padrini si ritraggono dall'iniziato e prendono i propri posti, mentre i tre Buddha di attività, o i loro rappresentanti alle prime due iniziazioni, si dispongono dietro lo ierofante. I membri della loggia si raggruppano in modo diverso e gli iniziati dello stesso grado del neo iniziato si dispongono attorno a lui e lo assistono nella parte finale della cerimonia. Gli altri iniziati adepti rimangono ai posti corrispondenti ai loro gradi. Le prime tre fasi sono uguali per tutte le iniziazioni. Nelle due fasi finali, coloro che sono in grado inferiore a quello del neo iniziato, ad esempio gli iniziati di primo grado all'iniziazione di un membro di terzo grado, si ritirano nella parte posteriore dell'aula di iniziazione a Shambhala e fra i due gruppi viene eretta una parete di silenzio con energia mantrica. Si forma come un vuoto e nulla può essere trasmesso fra il gruppo interno e quello esterno. Quest'ultimo, l'esterno, si limita ad una profonda meditazione e al canto di certe formule, mentre nel gruppo interno, che circonda lo ierofante, ha luogo una duplice celebrazione. Il neo iniziato presta giuramento e parole e segreti gli vengono confidati.
tutti i giuramenti connessi alla gerarchia occulta si dividono in due gruppi. Il giuramento di iniziazione, col quale l'iniziato si impegna nel modo più solenne a non rivelare mai, sotto pena di punizione sommaria, alcun segreto occulto, o ad esprimere a parole fuori dall'aula di iniziazione ciò che è stato affidato al suo silenzio. Secondo, il giuramento d'ufficio, amministrato quando un membro assume una funzione specifica nella gerarchia. Questo giuramento si riferisce alle sue funzioni e ai suoi rapporti con il signore del mondo, il superiore immediato, i collaboratori della loggia e infine il mondo degli uomini che deve servire. Non occorre aggiungere altro al riguardo, poiché questo giuramento riguarda solo gli officianti della gerarchia.